In nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Maria sede sapientiae, ora pro nobis. Carissimi fedeli, continua la vita di San Benedetto, scritta da San Gregorio Magno, Papa. Terzo episodio. La tentazione nel deserto. Un giorno, mentre se ne stava solo, gli si avvicinò il tentatore. Ecco un piccolo uccello nero, un merlo, incominciò a voltargli intorno. Insistente e importuno, gli sbatteva le ali sul viso, tanto che, volendolo, il santo avrebbe potuto prenderlo con le mani. Egli però fece un segno di croce e l'uccello se ne volò via. Ma appena l'uccello si fu allontanato, lo colse una così violenta tentazione sensuale, quale mai il santo eremita aveva provata. Il maligno gli richiamò alla mente le sembianze di una donna vista in tempo lontano, e infiammò a tal punto l'animo del servo di Dio al ricordo di quella figura così bella, che egli non riusciva più a contenere il fuoco della passione. Ormai, vinto dal desiderio, aveva quasi deciso di abbandonare il deserto del suo eremo. All'improvviso, però, illuminato dalla grazia, tornò in sé. Scorse allora lì accanto una fitta macchia di ortiche e di rovi. Si levò gli abiti, si gettò nudo e si avvoltolò tra le spine pungenti e le ortiche brucianti come fuoco. Sradicò in tal modo, mediante le lacerazioni della carne, la pianta maligna che aveva allignato nel suo cuore. Trasformò infatti la tentazione carnale in dolore fisico, e mentre la sua volontà bruciava fortemente all'esterno, estinse la passione che gli ardeva nell'intimo. Vinse dunque il peccato mutando l'incendio. Da allora, come poi egli stesso confidava ai suoi discepoli, la passione sensuale era stata in lui così completamente domata da non sentirne più il minimo incentivo. Subito molti cominciarono ad abbandonare il mondo e ad accorrere con gioia sotto la sua guida. Egli, liberato ormai dal pericolo della tentazione e della debolezza che le è connessa, era infatti giustamente diventato maestro di vita santa. Anche per bocca di Mosè si apprende che i Leviti possono servire nel Tempio solo dopo aver raggiunto i 25 anni, e che diventano custodi dei vasi sacri soltanto al 50° anno di età. Pietro, mi sembra di intravedere il significato della tua citazione. Ti chiedo tuttavia di spiegarmi la cosa in modo più esauriente.
Gregorio. È chiaro, Pietro, durante la giovinezza la vita sensitiva è accesa, mentre verso i 50 anni il calore del corpo si va raffreddando. I vasi sacri, poi, sono le anime dei fedeli. Gli eletti, quindi, finché dura la tentazione, devono stare sottomessi e prestare servizio affaticandosi nell'obbedienza e nel lavoro. Quando poi l'età matura e l'autocontrollo portano a una progressiva attenuazione dell'ardore sensuale, essi diventano custodi dei vasi sacri, ossia maestri delle anime. Pietro. Certo, è così come dici. Ma ora che mi hai sufficientemente spiegato il contenuto della tua citazione biblica, ti prego di proseguire il racconto della vita di quel giusto che avevi appena iniziato. Gregorio. Superata dunque la tentazione, l'uomo di Dio, come una terra ben coltivata, dopo averne estirpato le spine, produsse una messe di virtù ancor più abbondante. Per l'ammirazione che riscuoteva la sua santa vita, il suo nome era ormai diventato celebre. Sia lodato Gesù Cristo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.